Lizzari, noi dobbiamo fare i complimenti, perché noi eravamo pronti a farti una domanda se avevi pagato il biglietto da spettatore, poi però nel secondo tempo hai fatto due interventi che hanno salvato il risultato. Il nostro ruolo è questo, puoi fare 70 minuti a guardare la partita, però quando devi... il nostro ruolo è tutto concentrazione, tutto testa, e quando devi essere chiamato in causa devi farti trovare pronto. Più difficile quella su Murano o quella su Canutè? Ma sono tutti e due interventi difficili, è importante che non è entrata. Tre punti importanti, che effetto ti ha fatto avere la curva alle tue spalle nel finale? No, è clamoroso, mi sono trovato veramente una forza in più dalle spalle rispetto al primo tempo che non si può descrivere. Comunque sono contento del risultato, fa molto morale, però non abbiamo fatto niente. La prima partita bisogna stare con i piedi per terra, continuare a lavorare con umiltà come stiamo facendo e continuare così. Prima di dare il microfono a Massimo Profeta per la domanda da studio, ti racconto che durante la telecronaca Gabriele De Bari, da studio, storico, firma del Milan, del giornalismo, ha detto che tanti anni fa, quando tutti erano entusiasti di Donnarumma, qualcuno diceva: noi abbiamo il giovane Plizzari che è anche più forte. Ma come ho detto in passato, ognuno ha il proprio percorso, io sono felice di fare il mio, ho l'umiltà e la passione giusta per prendere qualsiasi decisione, non è un problema, l'importante è che ogni giorno mi faccio trovare pronto. Massimo Profeta per Plizzari. Sì, magari la domanda di Gabriele De Bari, a parte di Gabriele. No, hai fatto... Vai Gabriele. Hai fatto 3 anni di contratto a Pescara, è il tuo punto di ripartenza, visto che hai appena 22 anni? Ti chiede Gabriele da studio, hai fatto 3 anni di contratto con il Pescara, sia il tuo punto di ripartenza? Esatto, io volevo ricominciare, volevo avere una chance di poter dimostrare chi sono, e ripeto, ognuno ha il proprio percorso e io devo avere la testa e l'umiltà di prendere qualsiasi decisione e lavorare con umiltà. Io sono contento di stare qua perché la società mi ha voluto, il mister mi ha voluto, il direttore mi ha voluto e sono contento. L'ultima per Plizzari, che poi ci deve salutare, studio. Lorenzo, Fabio, chi la vuole fare? Io chiedo al numero uno, innanzitutto faccio i complimenti, perché nel momento in cui sei inoperoso per tantissimo tempo poi devi essere mentalmente forte per respingere quelle due conclusioni. Ha detto prima che insomma entrambe erano pericolose, e chiedo a lui, come ho chiesto a Lescano, se vedendo la squadra tutti i giorni c'è la sensazione di poter fare qualcosa di importante. Chiede Lorenzo Valeriani, tu che ti alleni tutti i giorni naturalmente con il gruppo, se avete la sensazione di poter fare in questa stagione qualcosa di importante. Ma guarda, è troppo presto per dare previsioni. Io ti posso dire che ogni giorno c'è l'umiltà e la voglia di far bene e di farsi il mazzo, quindi questa è la cosa importante, questa è la cosa che ci dobbiamo aggrappare per poter fare meglio partita dopo partita.